Benedetto il nome del Signore. Leggiamo in San Giacomo, capitolo 2, versetto 14. Che utilità vi è, fratelli miei, se alcuno dice di avere fede e non ne ha le opere? Può la fede salvarlo? Che se un fratello o sorella sono nudi, bisognosi del nutrimento quotidiano, ed alcun di voi dice loro: andatevene in pace, scaldatevi, satullatevi, e voi non date loro i bisogni del corpo, qual pro fate loro? Così ancora la fede, a parte, se non ha le opere per se stessa, è morta. Anzi, alcuno dirà: tu hai la fede ed io le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io ti mostrerò la fede mia per le mie opere. Tu credi che Dio è uno solo, bene fai. I demoni lo credono, anch'essi e tremano. Ora, o uomo vano, vuoi tu conoscere che la fede senza le opere è morta? Non fu Abramo nostro padre giustificato per le opere avendo offerto il suo figliolo Isacco sopra l'altare? Tu vedi che la fede operava insieme con le opere d'esso, e che per le opere la fede fu compiuta e fu adempiuta la scrittura che dice: ed Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia, ed egli fu chiamato amico di Dio. Voi vedete dunque che l'uomo è giustificato per le opere e non per la fede solamente. Similmente ancora, non fu Rab, la meretrice, giustificata per le opere, avendo accolti i messi, mandateli via per un altro cammino? Poiché siccome il corpo senza lo spirito è morto, così ancora la fede senza le opere è morta. Gloria. Alleluia. Perciò questo passo dalla scrittura fa comprendere chiaramente, di Gesù, alleluia, che la fede senza le opere è morta. Invano tante volte si dice: a noi interessa avere Gesù nel cuore, e va. E quello che vuole fare fa, di Gesù. Alleluia. Qui vediamo, la Bibbia ci fa capire che la fede senza le opere è morta, di Gesù. Alleluia. Qui dice l'Apostolo Giacomo, alleluia, tu dici che credi in Dio, alleluia. Anche i demoni ci credono, ma tremano, perché non fanno quello che dice lui, gloria a Gesù, alleluia. Se la persona non viene cambiato di dentro, dimostrandolo con le opere, non solamente pensare che ama Dio con la mente e poi fa quello che gli pare e piace, no. Ci devono essere tutte e due. Credere in Dio, perciò che la parola fede significa credo, credere al nostro, ma insieme col credere ci sono bisogno le opere, le azioni, quello che si deve fare e quello che si deve, alleluia, fare nella volontà di Dio, gloria a Gesù. Vogliamo veramente fare la volontà del Signore, alleluia, agire con la fede e agire con le opere, e noi camminando in questo modo, gloria a Gesù, ci troveremo a posto con Dio. L'Apostolo Giacomo dice così, alleluia, il corpo senza lo spirito è morto, alleluia. Così anche la fede senza le opere è morta, e come non esistesse. Benedetto il nome del Signore, alleluia. Vogliamo seguire questa fede di Gesù Cristo? Alleluia. O questa fede che abbiamo in Gesù Cristo, accompagnarla insieme con le opere, agire?
allontanarci da tutto quello che non è buono, tutto quello che ci distacca dal Signore, tutto quello al nome Store che ci può allontanare da Dio. Vogliamo veramente farlo davvero. Alleluia. C'è differenza dirlo con la bocca, c'è differenza farlo con i fatti. Vogliamo seguire veramente le vie del Signore. Alleluia. E aiutando la nostra fede, agendo con le opere. Allora saremo veramente figlioli di Dio. Allora siamo veramente timorati di Dio. Allora siamo servitori del Signore. Perché fratelli, chiunque sia, può dire io amo Dio. E poi gli fa quello che gli pare e piace. O tante volte dice poi il Signore ci perdonerà. Tanti dicono cose e poi Dio ci perdonerà. Gloria a Gesù. Se mentre siamo vivi non ci sottoporremo o non ci sottoponiamo a fare quello che lui vuole, dopo la morte non c'è più rimedio. Dove l'albero cade, quivi resta. Se la persona cade nel peccato è tutto invano. Gesù ha sperare quando si muore, perciò che quando si muore si è commesso il peccato. Aspetta il giorno del giudizio, il giorno della condanna, l'aspettazione, mentre per coloro che amano Dio andranno tutti in paradiso. Gesù così disse: oggi sarai meco in paradiso, mentre coloro che non camminano giusti, qui non ci sono nomi, alleluia, di denominazione, non ci sono nomi, alleluia, di chiese o di altre cose. Dio ci interessa fare la volontà di Dio. A suo tempo Dio sceglierà tutti i credenti di qualunque chiesa. Esiste, gloria a Gesù, alleluia, che adorano Dio in spirito e verità, tutti coloro che avranno servito veramente Dio e saranno rapiti col Signore. In un passo dice, due saranno in un letto, uno preso ed un altro lasciato. In un altro passo dice così: Signore, abbiamo fatto miracoli, prodigi, potente operazione. Noi possiamo dire: parliamo lingue straniere, facciamo miracoli, facciamo prodigi, facciamo tutto. Ma se non si cammina secondo la volontà di Dio, il miracolo non ti può salvare e nemmeno il dono dei linguaggi. Queste cose possono essere per condanna personale. Gloria a Gesù. Vediamo che Giuda Iscariotti, anche lui ha fatto miracoli insieme con gli apostoli, ma alla fine lui si strangolò perché non camminava giusto nel timore di Dio. Gloria a Gesù, e non trovò luogo di pentimento. Pensiamoci mentre che siamo vivi e non pensiamo quanto trapassiamo. E Dio si è lodato.